Buon sabato, ben ritrovati da Pietro Scognamiglio, stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco e il palcoscenico di Pomigliano Sampdoria, sfida che apre la giornata numero 6 della Serie A femminile eBay. Marcatura individuale per il Pomigliano. Pallone che scende, colpo di testa, poi ci prova Erum, altro tocco, doppio tocco in realtà. Si è resa pericolosa la Sampdoria con un'azione un po' confusa derivante da un calcio d'angolo. Qui Erum, poi marcature attente, Buigas deve allontanare i guai dall'area piccola. Dall'altra parte Cuschieri, contro cross, colpo di testa e palo di De Rita. Prima azione d'attacco davvero pericolosa da parte delle blu cerchiate. Sì, palo pieno. Schatzer, bella palla per Cuschieri, inseguita da Harvey, rientra sul destro la maltese, restituisce a Schatzer, gran parata. Difesa mista per la Samp. Traiettoria lunga, a cercare la sponda. Ci ha provato Cagliazzo, che poi tiene vivo il possesso tornando indietro da Analu Martinez, che calcia. Nessun problema nel bloccare per Amanda Tampieri. Con buona probabilità di fare qualcosa di più nella ripresa per provare a vincerla. Basta così, si può rientrare negli spogliatoi, dice l'arbitro Catanoso con i suoi due fischi. Non si accorge probabilmente dell'arrivo di Ippolito, riconquista palla al Pomigliano, la perde nuovamente Giordano, zona tiro, ci prova Giordano, blocca facilmente Buigas. Ippolito, arriva a Schatzer a ringhiare sul pallone, glielo porta via, cerca di superare la metà campo con Tati, la Samp, occhio perché Gaia Picella era già ammonita, blocco irregolare, azione ritenuta promettente, rosso per la capitana. Ci può stare il giallo. E Cecilia Re a trascinare in avanti la Samp, velo, l'arbitro dà il vantaggio, Schatzer va dentro da Bragonzi che finisce giù, calcio di rigore. Ammonita Harvey, possibile punto di svolta della partita. Non è sembrato chissà quanto grave il contatto, a dirla tutta. Parte la brasiliana e in fila Buigas, botta centrale di Tati, gol dell'ex, e la Sampdoria si porta avanti al minuto 82. Rigore non digerito dal Pomigliano, un po' di proteste per la decisione dell'arbitro, poi Tati ha fatto il suo dovere, tra l'altro calciato in maniera nemmeno irresistibile, ma comunque ha avuto ragione lei con questa soluzione centrale. Cambia il risultato a Torre del Greco. Ippolito guadagna metri in conduzione, poi prova a scucchiaiare, occhio ad Analu Martinez che calcia sulla traversa, si era ritrovata con un angolo di tiro complicato. Può bastare così, colpo della Sampdoria qui al Liguori, campo del Pomigliano nel secondo tempo, decisiva l'ex di turno, Tati dal dischetto.